Ciao a tutti, oggi ho deciso di, ho voglia anzi di fare un disegno, un video di disegno e mi sono lanciata una sfida, perché mi sfido da sola a quanto pare. Ho visto che su YouTube vanno tanto video di spacchettamento, comunque di a tema LOL Surprise, che io sinceramente ignoro cosa siano, probabilmente perché sono cose che piacciono ai bambini, io non sto dietro tanto a queste cose, però ho visto che comunque sono personaggi che piacciono molto e comunque da amanti di disegno come sono mi attirano, mi sembrano veramente carini, fantasiosi. Allora ho deciso di fare insieme a voi una sfida, e cioè di andare a cercare in modo casuale sui risultati di Google una LOL e di andarla poi a disegnare a modo mio, quindi nel mio stile, nel mio genere o comunque come mi viene, in versione un po' manga, insomma. Quindi io direi di iniziare a fare la nostra bella ricerca. Scriviamo LOL Surprise immagini e quindi io direi di coprirmi gli occhi e di andare a fare la ricerca. Allora, ok, andiamo un po' su, un po' giù, muoviamo il mouse, chissà che cosa vi scrivo, perché non è così semplice trovare un'immagine decente. Allora, ok, ci sono queste tre LOL Surprise. E io direi a questo punto, sembrano anche molto carine, di far decidere a Siri. Ehi Siri, scegli un numero casuale tra 1 e 3. La risposta è 2. Ok, andiamo a disegnare questa. Se riesco anche, dovrebbe essere questa. Ah, quindi vabbè, insomma, cerchiamo di ingrandire un po' l'immagine. Non è così semplice, eccola qua. Ok, questa è carina perché è tipo una miss, quindi carina. Ok, mi piace anche molto il colore turchese. E quindi vediamo un po' che cosa esce fuori nella mia versione manga delle LOL Surprise. Ok, e questa è la mia idea di LOL Miss. Ecco, più o meno, insomma, ho riprodotto il disegno cercando di dargli una posa un po' più, diciamo, umana. E questa, insomma, è la mia versione. Ho fatto quindi le linee base e adesso coloriamo. Credo che utilizzerò sia i Copic Markers che i pastelli, e poi magari rifinirò il tutto con digitale, insomma, perché secondo me qui un bel po' di glitter, luccichi ci stanno proprio proprio bene. Comunque iniziamo.
questo è il risultato finale di una prima, diciamo, coloratura con i Copic Markers e i pastelli, e devo dire che via, dai, è carino, è il mio stile, a me piace disegnare così e ci somiglia a quella alla LOL che abbiamo scelto. Adesso proviamo a rendere il tutto un pochino più luminoso, più glitter, più glamour con il computer.